civile universale del Centro Studi Futura, progetto Ingrid Bergman, con sede a Filadelfia. All'interno di questo video vogliamo presentarvi i punti chiave per poter partecipare al seguente bando del Servizio Civile Universale che partirà nel settembre del 2021. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente titolare di progetto. L'avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro il 30 settembre 2021. Per partecipare alla selezione è richiesto al giovane il possesso di alcuni requisiti, avere cittadinanza italiana oppure in uno degli stati membri dell'Unione Europea, purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno di età, quindi 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda, e non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione e esportazione illecita di armi. Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento finanziati dal progetto Garanzia Giovani, in aggiunta ai tre requisiti sopra elencati, deve possedere anche gli specifici requisiti: residenza in una delle seguenti regioni cui è destinato questo specifico asse di finanziamento del progetto Garanzia Giovani: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Disoccupazione e possesso della DIB, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Presa in carico con relativa stipula del patto di servizio presso un centro per l'impiego, servizio accreditato. I requisiti di partecipazione, inclusi quelli aggiuntivi, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Che perde i requisiti durante l'espletamento del progetto viene escluso dal servizio civile universale. Inoltre, i giovani che hanno prestato servizio nel progetto di garanzia giovani non possono candidarsi a questo tipo di progetti, mentre possono presentare domanda per gli altri progetti di servizio civile universale. Pari merito, i giovani che hanno già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale o universale non possono partecipare al progetto al presente bando, a meno che non intendano presentare la domanda per candidarsi a un progetto di garanzia giovani. Gli aspiranti operatori volontari teoricamente candidati dovranno produrre domande di partecipazione indirizzate direttamente all'ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra descritta, entro non oltre le ore 14 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine, il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Vi invitiamo dunque a partecipare ai bandi proposti dal Servizio Civile Universale e quindi dall'Associazione Futura, e per qualsiasi informazione di rivolgervi al nostro sportello online oppure sulle nostre pagine Instagram e Facebook.